bentrovati con l'edizione notturna del telegiornale di Udi News TV. Apriamo dando uno sguardo a quello che succede a Roma, con il governo che porrà la questione di fiducia al decreto sicurezza e immigrazione. Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi del Movimento 5 Stelle. L'aula di Palazzo Madama ha iniziato l'esame del decreto sicurezza, già licenziato la settimana scorsa dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato. Senza la fiducia avrei votato contro il provvedimento, che credo finirà per produrre più irregolari, ma siccome mi aspetto che questo governo farà in futuro cose buone, nel momento della fiducia uscirò dall'aula. Posso assicurare che tutti i miei colleghi nel merito di questa legge la pensano come me, l'afferma Paola Nugnes, senatrice dei 5 Stelle. La verità, aggiunge, è che non si vuol far vedere che FI e FDL votano a favore. Passiamo ora alle elezioni degli USA midterm 2018. Vediamo gli ultimi sondaggi che danno i repubblicani in lento recupero rispetto a un paio di mesi fa. Il 52% degli elettori sarebbe comunque pronto a scegliere un generico candidato dei democratici rispetto al 44% che ne preferisce uno repubblicano. Decisivo come sempre sarà il tasso di astensione. Oltre 34 milioni di americani, ed è un record, hanno già votato anticipatamente. L'80% degli intervistati da ABC e Washington Post si è detto certo di recarsi alle urne, rispetto al 65% che nel 2014 aveva espresso lo stesso sentimento. E ad ogni modo, secondo gli analisti, se non ci saranno sorprese, la Camera dovrebbe passare ai democratici, mentre il Senato dovrebbe restare a maggioranza repubblicana, ma i Dem stanno perdendo punti tra gli elettori storici. Ci spostiamo in regione, precisamente a Trieste, dove salgono a due i casi di sospetta morte da morbillo. L'ultima vittima è un ragazzo di 23 anni, deceduto ieri, domenica 4 novembre, all'ospedale di Cattinara, dove era ricoverato in gravissime condizioni per una leucemia. In terapia intensiva la vittima è stata curata da un'equipe costituita da cardiologi, infettivologi, ematologi e pneumologi. La morte arriva a distanza di poche settimane dal primo sospetto decesso per morbillo registrato nella seconda metà di ottobre tra un paziente ricoverato al Maggiore, in seguito al quale l'azienda sanitaria del luogo ha avviato un massiccio esame anche tra i dipendenti. Ed ora l'argomento maltempo. La Protezione Civile regionale ha aperto un conto corrente per raccogliere le donazioni a supporto delle popolazioni colpite. Lo ha annunciato il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga a margine dell'odierno sopralluogo in Carnia con il ministro alle infrastrutture Danilo Toninelli. Oltre alle risorse già reperite a livello nazionale e regionale, spiega il governatore, occorre che il paese faccia quadrato attorno al Friuli Venezia Giulia per sanare danni che da una prima stima superano il mezzo miliardo. I versamenti vanno effettuati sul conto corrente bancario della Protezione Civile attivo presso l'Unicredit Banca, con causale subito al lavoro nelle aree colpite dall'alluvione 2018 FVG. L'IBAN di riferimento è quello che vedete nel link in sovraimpressione. E andiamo avanti. Appunto, il ministro alle infrastrutture Toninelli ha visitato oggi i luoghi della Carnia, su cui il maltempo si è abbattuto più violentemente, e ha confermato la disponibilità del governo a decretare lo stato di emergenza per il Friuli Venezia Giulia. Vediamo. L'obiettivo è quello di intervenire immediatamente. Nei prossimi giorni, nelle prossime ore, faremo già un consiglio dei ministri straordinario per decretare lo stato d'emergenza, e più che mai il Friuli Venezia Giulia ha bisogno di questo stato d'emergenza. Significa sbloccare le prime risorse post-emergenza per intervenire e mettere in sicurezza i territori. Nella sua visita a Ovaro e agli altri luoghi della Carnia più colpiti dal maltempo, il ministro alle infrastrutture Danilo Toninelli ha confermato l'immediata disponibilità del governo a decretare lo stato d'emergenza già dal prossimo Consiglio dei Ministri. Accompagnato dal governatore Massimiliano Fedriga, Toninelli ha raggiunto il ponte crollato sulla statale 35 della Val Degano. L'abitato di Paluzza, il punto dove è franata la statale 52 bis Carnica, è tolmezzo. Il ministro ha assicurato che sulla base delle istanze presentate da regione e sindaci, per il Friuli Venezia Giulia saranno sbloccate le prime risorse necessarie a tornare alla normalità. Io sono venuto qua per vedere proprio questi danni con i miei occhi, perché le istanze che mi stanno portando avanti, dal presidente della regione fino ai sindaci, che sono proprio coloro che amministrano i territori danneggiati, mi stanno dando, perché io queste loro istanze le porterò a Roma. Io sono accompagnato in queste ore, in questa visita qua, dalla vostra splendida regione e anche dei vertici ANAS, perché voglio essere aggiornato da loro. Sono io il primo a fare fiato sul collo alle società pubbliche che controllo e che vigilo sullo stato di avanzamento dei lavori, perché è prioritario che torni una normalità nelle difficoltà,
della viabilità. Contemporaneamente voi sapete che proprio in queste ore a Trieste si sta firmando un primo accordo tra il Ministero dell'Ambiente e la vostra regione per i primi progetti, e stiamo aspettando, li sollecitiamo i primi progetti per che cosa? Non il post emergenza ma la prevenzione, messa in sicurezza finalmente, e sottolineo finalmente, del territorio attraverso attività di intervento contro il dissesto idrogeologico che ha tanto, di cui il Friuli ha tanto tanto bisogno. Prima la risposta all'emergenza, poi interventi di manutenzione e prevenzione. Accompagnando il ministro Toninelli nella sua visita in Carnia, il governatore Fedriga ha posto l'accento sull'importanza di intervenire anche per contrastare rischi idrogeologici futuri. Ammontano ad almeno 500 milioni di euro i danni subiti dal Friuli Venezia Giulia nell'ultima ondata di maltempo. 60 milioni sono necessari immediatamente al ripristino della viabilità principale, ma subito dopo si dovrà intervenire sulla manutenzione di corsi d'acqua e laghi, in particolare quello di Barcis, riempito per un terzo da 10 milioni di metri cubi di ghiaia. E quanto ha spiegato il governatore Massimiliano Fedriga in occasione della visita del ministro Toninelli, rimarcando che ora è fondamentale lavorare non solo sull'emergenza, ma anche per la prevenzione. Ci auguriamo che il governo nel modo più rapido possibile approvi lo stato d'emergenza per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, perché questo vorrà dire poter avere le risorse necessarie per intervenire e al contempo anche le procedure per spendere velocemente i soldi e quindi dare delle risposte immediate ai cittadini. Penso che in questo momento la montagna, ma tutte le aree colpite, abbiano risposte di immediatezza ovviamente per l'emergenza, di programmazione per finalmente andare a sgagliare i fiumi, a sgagliare i laghi, a mantenere i boschi, perché altrimenti il rischio che ci troviamo fra qualche anno col prossimo evento nella medesima situazione. Danni in montagna ma anche al mare, dove per mercoledì mattina il sindaco Luca Fanotto attende l'assessore regionale Zilli per fare il punto sui danni e indicazioni per lo smaltimento dei tanti detriti depositati sulla spiaggia. Vediamo. Sindaco, quali i danni del maltempo a Lignano Sabbiadoro? Diciamo che il maltempo ha determinato, a causa della mareggiata che c'è stata, una forte erosione dell'arenile, in particolare nella zona di Riviera, vicino ai pozzi del Tagliamento. Un corridoio di circa 2 metri non c'è più, e nella zona di Punta Faro, dove invece abbiamo uno scalino di circa 1 metro, 1,50 metri. La sabbia è stata asportata dal mare, e in parallelo però il fiume Tagliamento, a causa della piena, ha portato con sé poi un sacco di detriti, di rami, di tronchi, di alberi, di varia natura, insomma. E noi stiamo aspettando la dichiarazione dello stato di emergenza, proprio perché poi la legge sulla protezione civile regionale ci consente di mettere un'ordinanza che possa anche derubricare la qualifica di determinati rifiuti che sono spiaggiati sull'arenile, ecco, da speciali a ordinari, in modo tale che possa essere garantito il libero asporto degli stessi, altrimenti lo smaltimento, che compete peraltro ai concessionari, sarebbe determinato in regime di codice dell'ambiente, quindi in regime speciale con anche rilevanti costi da sostenere. Io sono d'accordo con l'assessore regionale Zilli che faremo poi un sopralluogo sulla regione mercoledì mattina, proprio anche per far sì che i nostri uffici possano predisporre una redazione sullo stato anche delle cose, lo stato di fatto e la relativa richiesta ovviamente di sostegno per quanto riguarda poi il ripristino della situazione. Tanti fatti di cronaca di quest'oggi, tra questi droga, incidenti e arresti, ma non solo, li passiamo in rassegna nelle nostre pillole. La polizia di Pordenone ha scoperto un laboratorio per il taglio di cocaina e il confezionamento di dosi per la vendita al dettaglio. Tutto è cominciato da un controllo di una Golf in via Molinari. I due giovani a bordo, di 25 e 26 anni, sono stati trovati in possesso di 5 bustine contenenti 3 dosi di cocaina e 2 di marijuana. Nella casa dei due, gli agenti hanno trovato non solo altra droga, ma anche mannitolo, sostanza utilizzata per il taglio della cocaina, bilancini digitali, un'apparecchiatura per il confezionamento sottovuoto delle dosi, taglierini, cucchiai e misurini, un pressino in metallo per sminuzzare la cocaina ancora in sasso, cannucce per l'assunzione della sostanza e buste in cielo fan con chiusura ermetica.
Nella cantina della casa è stato trovato anche un kit con il necessario per la coltivazione della marijuana indoor. Il 26enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio. Un incendio si è sviluppato l'alba di oggi nella cucina di un'abitazione in via Sant'Osvaldo 37 a Cleulis, frazione di Paluzza. Gli occupanti della casa, mamma e tre figli minori, sono stati portati in ospedale a Tolmezzo per accertamenti in seguito all'inalazione dei prodotti della combustione. Il fumo ha rapidamente invaso i locali ubicati al piano rialzato e al primo piano. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco del distaccamento di Tolmezzo, ma hanno completamente distrutto gli arredi della cucina, danneggiando anche l'impianto elettrico e il solaio di separazione tra il piano terra e quello sovrastante. L'abitazione è al momento inagibile. Incidente stradale in via Risano nella frazione di Lavariano del comune di Mortegliano. Probabilmente a causa dell'asfalto viscido per la pioggia, un 47enne alla guida di uno scooter è finito sotto un autocarro per il trasporto di bibite. Lo scooterista di Pozzuolo del Friuli è rimasto gravemente ferito ed è stato egli trasportato all'ospedale di Udine. È stato ricoverato al Santa Maria della Misericordia, anche il giovane è rimasto coinvolto nella notte in un incidente stradale avvenuto in località Piancada in comune di Palazzolo dello Stella. L'uomo è stato trovato a terra, privo di conoscenza, probabilmente sbalzato dall'auto su cui viaggiava, uscita di strada in modo autonomo. Un 23enne a Roma è stato arrestato dai carabinieri per furto. I militari hanno eseguito una perquisizione nella stanza dell'hotel occupata dal giovane e dalla compagna di 26 anni, in seguito a una serie di furti in abitazioni della zona. Trovati gli indumenti riconosciuti come quelli utilizzati per la commissione dei colpi, il 23enne è finito in manette. I carabinieri di San Giorgio di Nogaro hanno arrestato per rapina aggravata un 20enne. Dopo aver finto una trattativa per la cessione di droga con due coetanei, sotto la minaccia di un coltello a serramanico, il giovane si è fatto consegnare un cellulare e una banconota da 20 euro, per poi darsi alla fuga. Inseguito dai due, si è rifugiato in un tabacchino, dove è stato raggiunto dai militari dell'arma. In preda ai fumi dell'alcol, inveiva contro il personale sanitario del pronto soccorso di Latisana. Un 49enne ha opposto poi resistenza ai carabinieri intervenuti, cadendo a terra riportando lievi escoriazioni giudicate guaribili in 5 giorni. Condotto nuovamente in ospedale, è stato dimesso, ma dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio, procurato allarme e ubriachezza. Ed ora la lettera del sindaco Fontanini al comandante della Polizia Municipale Fanny Ercolanoni. Al centro del messaggio l'appello a una maggiore solerzia e severità nei confronti di chi parcheggia in maniera selvaggia in centro storico. Con la lettera inviata alla comandante della Polizia Locale, perché è già la seconda volta che le scrivo, io veramente sono indignato nel vedere come non si rispetti il codice della strada. Gente che entra tutte le ore in aree pedonali, che parcheggia la macchina e nessuno gli fa niente, cioè non ci sono i vigili per impartire in pratica a queste persone innanzitutto il rispetto del codice della strada e poi a sanzionarli anche, perché chi entra senza titolo in questa area è sanzionabile e quindi commette in pratica una colpa amministrativa, insomma, a cui bisogna prendere dei provvedimenti. Ecco, spesso i vigili urbani si sono lamentati della mancanza di personale, però lei giustamente ha ricordato che gli addetti della polizia locale sono ben 60 in città. Sì, ne abbiamo 60 e quindi non si può dire che non c'è un vigile. I vigili ci sono, probabilmente sono impegnati in altre cose, che non ho capito bene quali. Hanno, sì, altre incombenze, però il far rispettare il codice della strada in città è una delle incombenze, penso, più qualificanti e più importanti. E se non cambiano le cose, dal momento che io i vigili non li comando, come sanno i telespettatori, solo col 1° gennaio avrò questa possibilità, e dovrò rivolgermi ai carabinieri e alla polizia stradale. E sentiamo ora anche tutte le decisioni prese dal governo cittadino, fra cui la chiusura delle scale che da via Cernaia raggiungono il cavalcavia Santi, Ermacore e Fortunato. Una nuova rotatoria in via Padova, la manutenzione delle rogge con la potatura degli alberi e delle zone verdi lungo gli argini, anche in collaborazione con il Consorzio Bonifica Friulana e il CAF, con le punzecchiature di Fontanini. E ancora un passo in avanti per rendere la città di Udine più sostenibile anche per i disabili. Sono questi alcuni dei provvedimenti annunciati quest'oggi dalla Giunta Fontanini, alcuni già attivi nella giornata odierna, altri entro il mese di febbraio. Per la realizzazione della rotatoria di via
Padova all'altezza di Cusignacco è previsto un intervento da 50.000 euro per la smussatura di una curva ritenuta pericolosa e che verrà tagliata in maniera più lineare grazie ad un esproprio. Attenzione anche a seguito dei recenti fenomeni meteorologici sarà prestata allo stato delle rogge a breve in periodo di secca dove si procederà con la sistemazione degli argini e allo sghiaiamento in zona via Sondrio e via Este. Infine, nuovi provvedimenti per garantire la sicurezza. In settimana, condizioni atmosferiche permettendo, andremo a chiudere le scale del cavalcavia Santi Ermacco e Fortunato, che sono diventate da tantissimo tempo un luogo di spaccio, di consumo, di stupefacenti. Purtroppo lì c'è anche la scuola, il Sello e la vicinanza con un istituto scolastico ovviamente è qualcosa di enormemente problematico e quindi insomma, appena il tempo e la pioggia daranno una tregua, ritengo giovedì, provvederemo alla chiusura di questo luogo. Continuano quindi i sopralluoghi attivi in città, da Godia fino a questo sottopasso, il prossimo step dove vi porterà? Ho già ricevuto delle richieste che riguardano via Lungheria, via Manzini, la zona dell'area verde, dei Martiri delle Foibe, quindi vorrei incontrare a breve i cittadini di quelle vie. Ci sono anche lì delle situazioni problematiche legate all'immigrazione, legate allo spaccio e quindi vorrei intraprendere delle iniziative che riguardino anche quelle vie. Le procedure di aggiudicazione bloccano in Friuli Venezia Giulia investimenti per oltre 400 milioni di euro. E quanto emerso a Palmanova in un seminario promosso dalla Regione, in cui è stato rimarcato anche come gli investimenti pubblici abbiano un ruolo strategico per il giusto impiego del settore edile. Vediamo. Investimenti in attesa di essere appaltati in Friuli Venezia Giulia ammontano a oltre 400 milioni di euro. A bloccarli sono le procedure di aggiudicazione, come emerso a Palmanova nel seminario Programmare e costruire al tempo del pareggio di bilancio. Considerando che il comparto edile conta in regione 44.000 addetti tra imprese e professionisti, appare chiaro come gli investimenti pubblici abbiano un ruolo economico strategico. La regione negli ultimi 3 anni ha erogato 101 milioni di euro per oltre 300 interventi, ma solo il 13% di questi è stato effettivamente speso, a causa soprattutto dell'inadeguatezza dei comuni a reggere le procedure di appalto. Sul fronte dell'edilizia scolastica, per i 1.080 edifici censiti ci sono quasi 300 milioni di euro da appaltare, soprattutto per efficientamento energetico o adeguamento antisismico. Il ruolo della regione sono fondamentalmente due. Uno è quello di erogare contributi come al solito e spesso fa, e quindi fonte di finanziamenti e anche di cifre assolutamente importanti. Il secondo ruolo è di tentare, e io penso di poter almeno provare seriamente fino in fondo, di snellire quali sono le procedure. Noi sappiamo benissimo che un miliardo che viene speso per i lavori pubblici genera e crea economia per circa 3 miliardi e mezzo, quindi 3,5 volte a quello che viene investito. La nostra regione, il comparto, annovera circa 44.000 imprese. Mi pare che sia il settore trainante della nostra economia in regione. E ha suscitato polemiche un post su Facebook di Paolo Coppola, esponente del Partito Democratico, rispetto alle parole pronunciate nei giorni scorsi dall'arcivescovo di Udine Mazzoccato sulle unioni gay, ovvero non si vuole più vedere che Dio ha creato l'uomo come maschio e femmina. E appunto queste dichiarazioni continuano col si immaginano altre combinazioni della sessualità umana che non corrispondono alla realtà. Vediamo allora nel prossimo servizio qual è la risposta di Paolo Coppola, che ha scatenato la reazione contraria del sindaco Fontanini, ma non solo. Cosa pensa di tutta la polemica che si è creata attorno alle parole di Coppola e dell'arcivescovo di Udine? Beh, è un semplice motivo che ognuno ha espresso le proprie opinioni, però non è il caso tanto di drammatizzare, avere il rispetto per tutte le opinioni, anche se sono diverse dalle proprie. Anzi, addirittura un incontro tra tutte e due sarebbe auspicabile, perché almeno si ha un confronto delle idee, la gente ascolta, si fa un'idea personale. Io penso che debba intervenire con parole un po' meno dure. Questo Coppola le dice? Sì, è vero. Non desidera essere ripresa, ma che posizione ha? Personalmente penso che la Chiesa chiaramente ha le proprie ragioni,
ma avrebbe potuto semplicemente tacere in merito, perché ci sono tante persone che soffrono ancora di una certa discriminazione oggi, e quindi sappiamo tutti che la Chiesa ha determinate idee, non serviva a specificarlo. L'arcivescovo ha detto praticamente, lui è il vescovo cattolico che rispecchia la comunità cristiana, e ha detto quello che pensava, e anche secondo me è giusto che l'uomo e donna siano fondamento della famiglia. E rispetto alle parole espresse da Paolo Coppola a difesa delle unioni omosessuali? Penso che lui ha espresso il suo pensiero in base alla sua cultura, in base al suo... però io rispetto tutti gli altri, ma non sono d'accordo su quello che ha detto in confronti dell'arcivescovo. Sono pienamente d'accordo con il vescovo. Rispetto alle parole di Coppola? È piuttosto lui che dovrebbe chiedere l'aiuto dello Spirito Santo. Perché? Perché dice che il vescovo è fuori della religione, che chiede l'aiuto, che debba chiedere l'aiuto dello Spirito Santo. Tutti noi abbiamo bisogno dello Spirito Santo. Ed ora passiamo allo sport. Dopo il beffardo KO contro il Milan, è tempo di allontanare ogni scoria negativa e di tornare al lavoro in vista della gara decisiva contro l'Empoli. Stamattina la squadra si è allenata a palestra per chi ha giocato ieri, mentre per tutto il resto del gruppo si è scesi in campo. KO amaro, duro da digerire per le modalità attraverso cui è arrivato, con la beffa firmata a Romagnoli al minuto 97. Ma il calcio purtroppo è questo, urge rialzarsi e farlo in fretta verso una gara determinante come quella di Empoli. Ciò che resta è la bella prestazione, forse la migliore dell'anno, fornita dalla squadra di Velázquez, con il rimpianto di non aver suggellato con il gol la grossa mole di occasioni costruita soprattutto nel primo tempo. Partite come quella col Milan fanno esperienza all'interno di un gruppo giovane che dagli errori può solo imparare, e allora testa al campo sin da stamattina. La squadra si è infatti rimessa al lavoro, dividendosi come sempre il giorno dopo della gara in due tronconi. Chi ha giocato ieri ha svolto scarico in palestra, tutti gli altri sono scesi in campo. Tanto lavoro fisico e sulla forza, con scatti e navette, tanta intensità richiesta dal mister, attento ad osservare ogni singolo allungo dei suoi. Soltanto in chiusura di allenamento lavoro con il pallone, con degli esercizi di finalizzazione, con tiri in porta ed anche in porte piccole, per aumentare la precisione delle conclusioni. In attesa di valutare le condizioni di Antonin Barak, che ha dato forfè in extremis per un fastidio alla schiena prima del match col Milan, prosegue il recupero di Pezzella, che anche stamattina ha proseguito il suo lavoro individuale. Percorso personalizzato anche per Mola Vaghe, ma nessun problema per il difensore maliano. Domani la squadra osserverà il giorno di riposo, in attesa mercoledì di ributtarsi a capofitto nel lavoro, allontanando ogni scoria negativa. Un punto in rimonta per il Pordenone di Attilio Tessera nella trasferta contro la San Benedettese. I neroverdi sotto di due gol dopo 10 minuti riaprono la partita, prima con Ciurria, e sotto di un uomo trovano il pareggio con De Agostini. I Remanni perdono provvisoriamente il primato con la Fermana come nuova capolista. Il pareggio esterno a San Benedetto del Tronto non è forse il risultato sperato alla vigilia dall'ambiente neroverde, ma il punto conquistato dal Pordenone in rimonta e sotto di un uomo è da considerare positivo, pur subendo il sorpasso della Fermana in classifica. Tesser cambia l'infortunato Gavazzi e l'acciaccato Bombagi con Damian e Ciurria. La San Benedettese, reduce da due risultati utili di fila, si affida a Calderini e Stanco davanti. Le scelte di Roselli premiano subito. Al quarto minuto un apparentemente innocuo cross dalla sinistra viene bucato da Stefani. Stanco gira in porta con il mancino da posizione ravvicinata e Bindi, pur deviando, non riesce a togliere dalla porta il vantaggio dei padroni di casa. I rossoblù non frenano il loro impeto e all'ottavo trovano il raddoppio. Azione insistita che libera Calderini. L'uscita di Bindi frena il 10 nell'intenzione di calciare, ma non impedisce il cross per Signori, che a porta sguarnita firma il 2-0. Un 1-2 da KO che tramortisce il Pordenone, salvato da Bindi al 18° sul tiro di Cecchini e 3 minuti più tardi con la chiusura in uscita su Calderini. A metà tempo il primo squillo dalle parti della porta difesa da Sala, con Magnaghi che inzucca con potenza ma trova la mano protesa del rivale a mettere in corner. Tesser infila 3 cambi alla ripresa e vede riaprire il match all'ora di gioco con Ciurria, che inventa una botta dalla distanza che sorprende Sala.
I neroverdi protestano poco dopo per un possibile rigore non assegnato da Airoldi di Molfetta per trattenuta su Candellone e restano in 10 uomini per la doppia ammonizione e conseguente espulsione tra le proteste dell'autore del gol Ciurria. Ma il Pordenone non molla e a un quarto d'ora dal termine trova il 2-2. Corner di Burrai e colpo di testa di De Agostini. Un timbro pesante per evitare la seconda sconfitta e conquistare il 19° punto della stagione prima del derby regionale contro la Triestina del prossimo turno. Ed ora, prima di chiudere, diamo uno sguardo a quelli che saranno le prime pagine dei giornali in edicola domani. Partiamo subito con la prima testata, che è quella del Giornale, che intitola Di Maio a manetta la Lega. Salvini sul punto di cedere sulla prescrizione, la deriva giustizialista, sondaggi, la maggioranza al minimo di gradimento. Inoltre, in prima pagina, quello che è il gossip della giornata con la fine della relazione fra Salvini e la Isoardi. Ovviamente è scattata la polemica sulla foto intima. Andiamo avanti con la prossima prima pagina, che è quella della Verità, che intitola Sesso, bugie e videotape a Confcommercio. Si parla infatti del colpo di scena del caso dell'intrigo, appunto, sulle presunte molestie di Carlo Sangalli alla segretaria. Inoltre, Boeri senza freni, l'INPS non è fascista ma il governo è maschilista. Un titolo anche per quanto riguarda l'Unione Europea. L'Unione Europea ci ricatta, Trump salva i nostri affari, dall'Eurogruppo attacchi all'Italia ma nessuna decisione, gli USA, Iran, niente sanzioni per Roma. Un'altra prima pagina è quella del Foglio, il cui titolo è Imprenditori, giornalisti, la meraviglia degli amici del populismo, stupiti dagli effetti del populismo, elogio del partito degli Ops. Queste le prime pagine dunque dei giornali che troverete domani mattina in edicola. Vi ricordo la rassegna stampa a partire dalle 7, dove ci saranno molte prime pagine da passare in rassegna assieme. Per questa edizione del nostro telegiornale è tutto, io vi ringrazio per averci seguito e vi saluto con l'Accadde Oggi di Guido Gomirato. Il 5 novembre 1995, l'Udinese di Alberto Zaccheroni, neopromossa in Serie A, affronta al Friuli, davanti a 40.000 persone, la Juventus di Marcello Lippi. L'Udinese vince 1-0. È un risultato importante, ma lo è ancor di più ai fini dei dati statistici. L'Udinese non batteva la Juventus da ben 33 anni e l'ultimo successo era stato ottenuto l'8 aprile del 1962 al Combi di Torino. Segnarono Stachini, Charles per la Juventus, Selmonson, Delpin e Rozzoni per la squadra bianconera friulana, che era allenata da Alfredo Foni. Ma torniamo alla gara del 5 novembre 1995. L'Udinese scese in campo con il 4-4-2, Battistini, Elvec, Calori, Bia e Sergio, Ametrano che giocava da esterno destro, Rossitto, Desideri, regista e Kosminski, e il binomio offensivo era composto da Poggi e Birov. Birov che al minuto 28 del secondo tempo segnerà il gol del KO della Juventus. Un gol su mischia. Quella rete è la numero 7 di Birov in 9 giornate. L'Udinese sempre in 9 giornate, grazie a quell'importante successo, salirà in sesta posizione con 15 punti.